Spesso sento dire, sai, vorrei comprarmi una semiacustica. Sì, ma quale semiacustica? Perché ce ne sono davvero tanti diversi modelli e tipologie che hanno appunto suoni e caratteristiche, direi abbastanza variegate. Nel video di oggi andremo a vedere quattro tipologie che ho scelto dal catalogo di strumentimusicali.net, quattro modelli secondo me parecchio differenti come suoni e come utilizzo. Per cui non ci resta che cominciare con l'unboxing della prima chitarra. La prima chitarra è l'Ibanez AF95FM e ha un'altra sigla alla fine che, come sapete, i nomi di Ibanez sono sempre abbastanza impronunciabili, ma è una bellissima chitarra hollow body. Prima grande caratteristica da considerare in una chitarra semiacustica è se la chitarra è una hollow body come questa, cioè completamente vuota, oppure una semi hollow body con il blocco centrale, come altre chitarre che vedremo in seguito. Questa appunto è una chitarra hollow body, quindi completamente cava all'interno, e come potete sentire anche dal microfono che sto utilizzando per la voce, praticamente risuona quasi come una chitarra acustica, anzi senza quasi, devo dire. Una chitarra di questo tipo, con il cutaway, ma comunque con una cassa abbastanza grande di risonanza, è uno degli strumenti più utilizzati tra i chitarristi jazz. Ha il top, fascia e fondo in acero fiammato e devo dire che fa una figura bellissima, è incredibile. Considerata la fascia di prezzo, secondo me è veramente uno strumento bellissimo da vedere e comunque anche da suonare. Il manico invece è un tre pezzi in niato e in acero e la tastiera invece è in ebano. Scala corta da 24.75 e il radius di 12 pollici, abbastanza piatto, comunque confortevole, e 20 tasti medium jumbo. I pickup sono dei Super 58, che sono gli stessi pickup che montano anche le serie Signature di John Scofield, Pat Metheny e George Benson, che è una chitarra molto molto simile a questa. Abbiamo due volumi e due toni e un selettore a tre posizioni. Chitarra che è regina del jazz, si può anche utilizzare in altri ambiti, ma comunque è nelle sonorità jazzy, secondo me, che questa chitarra eccelle, così come anche nella ritmica che vi faccio sentire di assoluta bensoniana memoria, naturalmente sto parlando di George, che potete sentire nella prossima clip. La seconda chitarra è una Epiphone Casino, in questa versione coupé con un body leggermente più piccolo, quindi tipo una Gibson 339 per intenderci, e anche questa, nonostante le apparenze, è una chitarra completamente hollow body, quindi non ha il blocco centrale come una 335 o una 339, ma è completamente vuota al suo interno. Anche questa potete sentire che ha una discreta, un discreto volume anche da spenta. Anche qui abbiamo il top, fasce e fondo in acero, mentre abbiamo invece un manico in mogano, con tastiera in pauferro, radius da 12 come la chitarra precedente, e scala anche qui 24,75. I pickup sono dei P90 Dog Ear, sono dei pickup molto particolari, anzi tutta la chitarra è decisamente molto particolare e probabilmente la conoscete perché è resa famosa dai Beatles, che ne hanno fatto un largo utilizzo nella loro carriera.
Questa chitarra ha davvero un suono particolare con delle sonorità spiccatamente British, una chitarra con un suono un po' medioso forse, ma non per questo fastidioso, anzi tutt'altro, questa è una grande caratteristica e personalità di questo strumento, davvero molto molto spiccata, anche quando proviamo a spingerla un po' di più con un overdrive un po' più spinto, facendo attenzione e ricordandovi che le chitarre hollow body come queste, come quella precedente, tendono a innescare il feedback quando i volumi sono alti, specialmente quando il gain è alto. Per cui, a meno che non sia un effetto che voi desiderate, tenete a mente questa cosa se desiderate acquistare uno strumento hollow body come questo. Sonorità sì, British, ma anche sonorità più americane, come quelle del chitarrista Gary Clark Jr., che non conoscevo e ho scoperto googolando questa settimana, quando ho fatto un po' di ricerca per questo video, dove addirittura suona questa chitarra con uno slide. Ora, non sono assolutamente bravo come lui a suonare lo slide, ma volevo darvi comunque un assaggio di come suona questa chitarra anche in questo contesto. Come terza chitarra abbiamo questa elegantissima Tokai UES-78, che è una replica, insomma, delle famose Gibson 335, quindi con il corpo leggermente più grosso rispetto alla Epiphone di prima. Questa è la prima chitarra semiacustica che abbiamo con il blocco centrale. Questa caratteristica studiata per evitare i problemi di feedback di cui parlavamo poco fa. Quindi con questa chitarra sicuramente, nonostante mantenga una caratteristica sonora da semiacustica, potete sentire che anche questa risuona abbastanza, ma in maniera minore rispetto a quelle precedenti, ci permette quindi questa caratteristica di utilizzare anche dei suoni un pochino più spinti senza avere troppo timore di feedback indesiderati. Anche in questo caso comunque abbiamo top, fasce e fondo in acero, il manico in acero, così come il blocco centrale. La tastiera in questo caso invece è in Jatoba, una scala di 24-75 come quelle precedenti, e due humbucker Tokai, che si comportano molto bene anche in sonorità, diciamo, jazz pop un po' alla Steely Dan, come nella prossima clip. Se spingiamo un pochino con il gain dell'amplificatore possiamo ottenere dei suoni secondo me molto belli e anche molto, diciamo così, rotondi e violin-like, cioè con questo sustain un pochino violinistico in qualche modo. A me è piaciuto parecchio il suono che sono riuscito a ottenere, fatemi sapere se siete d'accordo. Thank you.
Questo tipo di chitarra comunque non è solo jazz e blues, ma molti gruppi rock hanno utilizzato e utilizzano questo tipo di chitarre per il loro look e per il loro suono anche, che comunque è differente da una solid body. Fatemi sapere quindi sotto nei commenti se indovinate il prossimo riff decisamente più rock rispetto ai precedenti. E la quarta e ultima chitarra è questa stupenda Gretsch Electromatic, eccetera, eccetera. Un nome veramente lunghissimo e impronunciabile, quindi vi consiglio di andare a vedere sotto nei link se volete scoprire il nome completo. Questa chitarra, come dicevo, secondo me ha un look incredibile, è veramente bellissima, con tutto l'hardware dorato e la finitura verde metallizzato in questo modo, e secondo me è veramente molto 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 bella. Uno strumento anche in questo caso dotato di blocco centrale, quindi come la precedente non dovremmo incontrare problemi di feedback con questo strumento. Anche in questo caso comunque abbiamo acero per il corpo e acero per il manico. La tastiera invece è in alloro con una scala ancora più corta, 24.6, e un radius anche in questo caso di 12 pollici. Caratteristica di questa chitarra, l'elettronica molto particolare in realtà, che ha un master volume qui, quindi per controllare il volume di uscita generale della chitarra, e i due volumi separati per i due pickup, e poi abbiamo un controllo di tono generale. Selettore a tre posizioni, e questi due pickup stile Filtertron, che secondo me suonano molto bene, danno un carattere molto deciso a questa chitarra, e l'immancabile Bigsby, che rendono questa chitarra secondo me veramente molto caratteristica, molto molto bella, e a me ha fatto venire in mente subito le sonorità un po' rockabilly, come ho cercato un po' di imitare nella prossima clip. Una chitarra comunque non solo rockabilly, ma che si trova assolutamente a suo agio anche in territori rock e hard rock. Nel prossimo clip un riff un po' alla AC/DC, che secondo me con questo strumento suona davvero molto molto bene. Fatemi sapere se siete d'accordo. Bene, quattro strumenti davvero molto molto diversi, quindi sì, vero, tutte semiacustiche ma con un'anima molto molto diversa l'una dall'altra. E naturalmente ce ne sono ancora altri tipi di semiacustiche, però diciamo che più o meno in questo video abbiamo fatto un pochino una carrellata dei tipi secondo me principali, ma fatemi sapere sotto nei commenti se c'è un altro
tipo di chitarra semiacustica di cui non ho parlato, che vi piacerebbe magari che io ne parlassi in un prossimo video. Ricapitolando, se dovessi dare delle direzioni a qualcuno che mi chiede quale semiacustica comprare, gli chiederei appunto che tipo di genere musicale vuole suonare. Per cui se è assolutamente un chitarrista che suona jazz o R&B e affini, l'Ibanez secondo me è la scelta migliore, davvero elegante e con un suono jazzy secondo me è molto molto bello, molto molto autentico. Per i chitarristi invece più inclini alla musica british, britpop, che vogliono magari anche un po' sperimentare con delle sonorità differenti, sicuramente la Epiphone Casino è una ottima, ottima scelta. Mi ha fatto suonare proprio in maniera differente, ho potuto apprezzare delle sonorità che normalmente non fanno parte, diciamo così, delle cose che suono abitualmente. La Tokai invece è la replica di una, appunto, Gibson 335, quindi uno strumento estremamente versatile che potrebbe essere una valida scelta per chi vuole una semiacustica che sia in quel territorio un po' jazz ma non troppo, un po' blues ed eventualmente anche rock, probabilmente la più versatile e sicuramente con un look molto accattivante. L'ultima chitarra, la Gretsch, probabilmente la mia preferita perché ha davvero un look incredibile e ha un suono con un punch secondo me micidiale. Uno strumento che però ho trovato incredibilmente adatto per le ritmiche, mentre per i soli non mi sono trovato. Infatti non ho fatto neanche una clip perché non mi sono sentito ispirato in quel senso. Ma avrei suonato quella ritmica stile AC/DC per tutto il giorno, proprio per il punch, per la aggressività e incisività che quello strumento ha. In generale comunque trovo che le chitarre semiacustiche, almeno queste che ho provato, ma anche altre che ho provato negli anni, insomma in altri video che avete potuto vedere, sono una valida alternativa ai classici suoni cui siamo abituati, che possono sicuramente anche in un chitarrista annoiato dare qualche stimolo nuovo. Non si lasciano suonare, secondo me, come delle normali chitarre solid body, almeno personalmente mi portano in altre direzioni e come dico sempre, per me uno strumento deve fare quello, mi deve stimolare e farmi vedere degli scenari musicali a cui magari normalmente io non penso. Sono secondo me tutte e quattro delle validissime scelte, specialmente nelle fasce di prezzo in cui le troviamo, non sono tutte nella stessa fascia di prezzo, comunque sono tutte abbondantemente sotto i 1000 euro, naturalmente potete trovare tutti i link sotto in descrizione e fatemi sapere nei commenti quale di questi strumenti vi è piaciuto di più. Io naturalmente ringrazio ancora moltissimo strumentimusicali.net che mi ha dato la possibilità di provare queste chitarre e fare questo video per voi. Se questo video vi è piaciuto, considerate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video che caricherò. E anche per oggi questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!